ma c'è un degrado umano, culturale, valoriale in questa città che va combattuto. Medowik.com, siamo qui a Piazza Mazzini con Hamdi Dahir, che si candida per le prossime elezioni comunali nella lista civica Gualtieri Sindaco per il primo municipio di Roma. Dahir, il senso di questa candidatura? Guarda, il senso di questa candidatura è legato a un senso civico, tanto per cominciare, è un senso di impegno sociale. Io mi occupo molto del sociale, mi occupo molto delle cose legate a tematica dell'integrazione, delle categorie vulnerabili, dell'integrazione sociolavorativa. Poi sono una madre che abita a Prati e ci sono le difficoltà legate alle famiglie, agli spazi pubblici, ai posti dove si può creare un bene comune, se vuoi, un contributo proprio di scambio intergenerazionale, di socialità, che dopo coronavirus abbiamo visto che ha avuto un effetto devastante, cioè la mancanza di spazi di socializzazione praticamente ha comportato un aumento della vulnerabilità delle categorie, in particolare quelle più fragili, che possono essere bambini o le famiglie o le donne o gli anziani. Quindi il nostro obiettivo è, e il motivo per cui ci siamo messi in un gruppo di donne, di mamme, è a dare una mano ad un prossimo sindaco di Roma a far rinascere Roma, è proprio questo, contribuire, dare il nostro contributo da cittadini attivi e che sono intenzionati a dare un contributo civico, di impegno sociale. Quali sono le maggiori criticità che lei ha potuto riscontrare nel territorio sulle quali, in caso di elezione, vorrebbe intervenire con maggior celerità? Io in maniera più assoluta, sia se io sarò eletta che non lo sarò, il mio obiettivo era quello di dare un contributo per creare un bene comune, contribuire a realizzare degli spazi pubblici, appunto, come dicevo, che creano un contesto di integrazione sociale, di socializzazione, di rete sociale impegnata sul territorio, quindi coordinare, collegare e fare ponte con le istituzioni pubbliche che appunto possono in qualche modo dare un contributo a tal senso alle famiglie, ai bambini, anche se vuoi una crescita socio-economica che miri la crescita individuale delle persone, dei nostri bambini, che miri alla maggiore integrazione interpersonale, intergenerazionale dei nostri figli e anche delle nostre famiglie, un spazio di solidarietà dove appunto il cittadino riesce ad avere un senso attivo, un contributo attivo, però un contesto di aggregazione, di cultura, di socialità, di scambio, ma anche di prendere cura dei più deboli. Questa è la cosa più importante per noi e che io personalmente, sia a livello nazionale che a livello internazionale, mi impegno, perché lavoro con la FAO e da anni che mi occupo di sviluppo socio-economico e strategie e policy legate proprio a questo contesto. Quindi sicuramente io mi batterò per questo in ogni caso e spero che questo mio piccolo contributo, come quello di molte altre persone, possa far rinascere la Roma, possa far rinascere questo quartiere, possa contribuire a dare un senso civico, cioè lasciare qualcosa per i nostri figli, per esempio reinventarci proprio l'educazione civica dei nostri figli, rieducare le persone, ma anche rieducare le istituzioni e farli funzionare. I municipi devono essere in grado di offrire servizi di prossimità dove è facile accedere, dove è facile avere qualcuno che ti possa dare retta, che ti possa dare a cui rivolgerti, ma soprattutto dove si possono sostenere tutte le problematiche legate al post-Covid. Noi stiamo adesso andando in giro per Roma riscontrando le difficoltà, le problematiche che convivono le persone che sono stati colpiti dal coronavirus, soprattutto i ragazzi o le persone anziane o le persone sole, che praticamente non hanno nessun supporto, nessun servizio legato al sostegno anche psicologico, se vuoi, a un luogo dove possono esprimere il proprio disagio. Quindi noi sicuramente ci batteremo affinché il comune, il prossimo sindaco e il municipio, il prossimo presidente, possano in qualche modo dare una risposta a questa tematica specifica legata soprattutto ai giovani. Abbiamo incontrato gran parte di ragazzi sotto i 20 anni che hanno avuto coronavirus e che convivono col panico, che non riescono a trovare un ascolto, che non riescono a trovare un supporto al di là delle famiglie. Quindi la difficoltà delle famiglie, per non parlare delle tematiche legate alla donna, la difficoltà che la donna oggi ha, la donna è la fondamenta della famiglia e quindi della società e non ha alcun supporto. Il nostro obiettivo è quello di
di far sì che la donna possa avere un maggior supporto sia a livello lavorativo, sia a livello sociale, ma anche a livello di famiglia, e che i nostri bambini possano avere, vivere una città internazionale, non un ghetto, ma che possano avere anche informazioni legati al di fuori di ciò che succede in questa città, al di fuori di quello che succede in Italia, quindi diciamo far interare in prossimo futuro i nostri figli in un mondo che muta con velocità, che però è interconnesso, dove siamo praticamente isolati. Io ho un background africano-italiano, Roma è la mia città di adozione, ma vengo dalla Somalia e già mi sento una specie di ponte tra due realtà così diverse. Ecco, promuovere anche quella che è la bellezza di Roma dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico, dal punto di vista anche sociale, quindi valorizzare le risorse umane che sono disponibili, storico-culturali, che sono disponibili in questa città. Qui la nostra città è davvero ricca, ma non solo valorizzata, quindi la cosa più importante è proprio creare rette e ponte con le istituzioni. Questo io mi patrò di sicuro, tutto il terzo settore, l'associazionismo, di culturale, i teatri, cioè un contesto dove davvero si può vedere il bello che abbiamo, si può valorizzare, si può fare lo sviluppo, si può lavorare con un concetto nuovo di economia, un'economia circolare, un'economia sostenibile, dove si può dare un valore, il lavoro, attraverso l'artigianato, attraverso anche la creazione, la creatività, che debba essere un processo che è alimentato da un concetto che ormai si è preso, che è la solidarietà. La solidarietà è un bene comune, tutti hanno il diritto e il dovere di contribuire, dare al bene pubblico, contribuire, dare come io cittadino attivo, come donna, come madre, come persona, a dare un contributo alla mia città per la sua crescita, per la sua, diciamo anche dal punto di vista ambientale, a proprio attivarci tutti, è una cosa importante, ma non si può fare singolarmente nulla, un sindaco non potrà fare nulla, ma la cosa importante è che dietro a chi governa ci siano persone valide che ci capiscono l'importanza e soprattutto abbiano un'idea, una visione di futuro, di un domani per i nostri figli e per la nostra bellissima città di Roma. Questo è ciò che ci motiva e ci ha portato a partecipare a questa lista civica, vuol dire sindaco, che noi crediamo una persona valida che possa davvero far rinascere Roma, che davvero possa rendere Roma una città internazionale, che possa davvero considerare l'importanza che hanno il ruolo delle categorie vulnerabili nella nostra società. E noi viviamo una città internazionale ormai oggi, dove ci sono cittadini che provengono da ogni angolo del mondo, compresa me stessa, che sono cittadini romani, ma che purtroppo sono esclusi dai servizi, sono esclusi dall'integrazione sociale, sono esclusi a livello lavorativo e purtroppo sono al degrado, ma c'è un degrado umano, culturale, valoriale in questa città, che va combattuto, va la tendenza a decadenza proprio, al ripasso, al verso medioevo. Secondo me bisogna veramente intervenire e bisogna che tutti diano una mano, tutti contribuiscono, soprattutto chi appunto ne ha passione, conoscenza, consapevolezza ed è in grado anche nel suo piccolo, insieme ad altri, riesca a dare un contributo. Perché no? È importante anche per me, da questo punto di vista, dare il proprio punto di vista. E poi è importante che i cittadini, attraverso la rete sociale, che è un capitale sociale, che è fondamentale per ogni società,